In questa puntata, l'accesso al mondo di R è tutt'altro che un brand basic. Con il SUV Evo 7, il concetto di low cost assume tutto un altro significato. Il marchio Jeep è sempre più elettrificato. Anche Compass diventa e-hybrid e si rinnova nel design e nelle tecnologie. BYD presenta Tang agli europei UEFA di calcio. Il grande SUV cinese fa meglio della nazionale azzurra. Molto meglio. E per concludere, le news di Autolink. La rinnovata gamma di S. Mitsubishi ASX. Defender presenta Octo. E tanto altro ancora. Ora allacciate le cinture, perché si parte! Una scelta consapevole e fuori dagli schemi. Questo è la Evo 7, un marchio di DR, Massimo Di Risio. La DR è arrivata in Italia nei primi anni 2000, il marchio Evo è arrivato pochi anni fa con una gamma completa, di cui questa è l'ammiraglia. Ma facciamo un attimo la lista della spesa. Tetto apribile può costare 1500 euro, il cambio automatico altri 1500, i cerchi da 19 se fossero in opzione sono almeno 1000 euro, i sedili regolabili elettricamente 500, l'Apple CarPlay e Car Android Auto 350, i 7 posti, i 2 nell'ultima fila altri 1000 euro, il baule con l'apertura automatica 300, il climatizzatore Trizonna 400, le telecamere a 360 per avere una visione completa dell'auto altri 500, il vano refrigerato centralmente, beh quello è un optional da 200 euro, i vetri scuri costano almeno 300 euro e siamo già a un totale di 7000 euro di accessori. Eppure su questa Evo 7 è tutto di serie. Ecco allora che il prezzo di listino, che è di poco superiore ai 29.000 euro, appare davvero conveniente. Se levassimo 7.000 euro di optional, avremo comunque la stessa auto con un motore termico 1.500 in grado di raggiungere 160 orari, ma senza nessuno degli accessori, qui di serie, di cui abbiamo parlato fino adesso. Ma perché Evo 7 ha un prezzo così conveniente? Perché Di Risio in realtà importa queste auto dalla Cina, poi vengono progettate alcuni particolari apposta per l'Europa e per l'Italia e in alcuni casi vengono personalizzate e poi anche assemblate proprio in Italia. Questo comporta un vantaggio economico per il cliente finale. Un'auto di sostanza, grande indubbiamente, 4,80 m di lunghezza, spazio fino a 7 persone. Oggi stiamo provando la configurazione 6 per avere il settimo sedile, costa poco di più. E poi due tipi di alimentazione, esclusivamente benzina oppure ibrido, ma non elettrico, in questo caso è GPL. Allora i consumi si abbattono e il prezzo sale poco sopra i 30.000 euro. Impossibile e sbagliato parlare di un'auto low cost in questo caso perché ha una dotazione che è ricchissima, anche le linee sono estremamente moderne, attuali, tanta tecnologia anche negli interni dove la strumentazione è tutta su TFT, uno alle spalle del volante e uno molto grande posto centralmente. Non mancano i satelliti sulle razze del volante, uno a sinistra e uno a destra, che servono per controllare da una parte la multimedialità dell'auto e dall'altra parte quello che possono essere il controllo di velocità. Pensate che quest'auto ha addirittura il parcheggio semiautomatico. Ecco, se dovessimo valorizzare anche quello come optional, beh, insomma, altri 350 euro ci vorrebbero senz'altro. E nella nostra lista della spesa non abbiamo menzionato le barre sul tetto, che sono anch'esse di serie. Non c'è bisogno di caricare anche sul tetto se si viaggia in 5, ma nel caso in cui si volesse usare la terza fila dei sedili, ecco allora che poter caricare sul tetto permette di portarsi dietro anche la casa. Dettagli preziosi come le cromature lungo le finestrature laterali e anche l'antenna sul tetto, che è bicolore, in questo caso nera, lo stesso nero che lega anche con i passaruota in plastica qua di fianco, utili perché così si evita di segnare la vernice nei parcheggi in città. Grande il logo Evo, così sappiamo subito con che auto abbiamo a che fare. Ci è piaciuta particolarmente la griglia anteriore, lucida, con dei listelli verticali e al centro la telecamera. Le telecamere sono quattro, una davanti, due sugli specchietti e una nel baule posteriore. Ecco allora che parcheggiare anche un'auto dalle dimensioni così importanti diventa semplice.
Abbiamo a che fare con un'auto intelligente, ma non perché è dotata di ChatGPT, tanto per dire, ma perché per esempio ha dei profili in plastica ruvida, giusto dove serve, è stata pensata in quest'ottica. Basti pensare nel posteriore, una soluzione che ci piace. Comoda la posizione di guida, ci piace particolarmente che davanti alla croce del cambio ci sono dei comandi dedicati esclusivamente alla climatizzazione, senza dover utilizzare il display, sono più comodi. Pensate che il clima è addirittura tre zone, sinistra, destra e poi una parte dedicata proprio all'ultima fila di sedili, altrimenti dietro farebbe effettivamente troppo caldo, ma invece così la temperatura è giusta ovunque. Un tunnel centrale realizzato a ponte con sotto uno spazio vuoto per riporre gli oggetti più ingombranti, ci sta anche un tablet e poi tanti vani con una serranda per aprirli. Qui abbiamo uno spazio dedicato al telefono, un'altra qua centralmente per mettere eventualmente le bottiglie o dei biglietti dell'autostrada e poi questo vano centrale che è addirittura refrigerato per tenere al fresco una bottiglietta d'acqua. Diamo qualche numero: EV7 è lunga circa 4,80 m, è larga circa 1,87 m ed è alta 1,76 m. La capacità del bagagliaio va da 230 litri con tutti i sedili in utilizzo a 1900 abbattendo i divani posteriori. La velocità massima di questa EV7 è limitata a 160 orari, quel che basta in Italia dove abbiamo dei limiti massimi autostradali di 130 km orari. Andando a codice si viaggia sicuramente nel comfort e i consumi non sono per nulla esagerati. Il motore è un 1500 benzina turbo in grado di erogare 174 cavalli di potenza massima. Considerando la lista delle dotazioni di serie che abbiamo enunciato all'inizio del servizio, che non sono optional perché qui è tutto di serie, ecco che allora il prezzo di 29.000 euro diventa davvero allettante. In molti hanno paura dei blocchi della circolazione, dei blocchi del traffico, e questo chiaramente sta penalizzando alcuni tipi di motorizzazione in questo momento. Non è il caso di Evo 7, sia nella versione che stiamo provando, che è un termico alimentato a benzina, ma ancora di più in quella GPL B-Fuel, che si può avere con un prezzo di listino che sono circa 2.000 euro in più. Il più amato SUV del segmento C, Jeep Compass, si rinnova e introduce una nuova motorizzazione e-hybrid, un mild hybrid a 48 volt che aggiunge quel guizzo di potenza in accelerazione e soprattutto recupera tutta l'energia possibile. Infatti a fianco del 1500 quattro cilindri c'è un piccolo motore integrato nel cambio da 20 cavalli circa che permette un'ottima economia di esercizio e prestazioni brillanti. Per l'occasione Compass è stato anche rinnovato esteticamente e nella funzionalità. Rimangono le 7 feritoie anteriori tipiche di Jeep, mentre all'interno il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 con schermo da 12 pollici e nuovo processore, assieme al cruscotto interamente digitale, ci fanno ritrovare quell'habitat a cui ci ha abituato Jeep negli ultimi modelli lanciati. Il SUV perfetto per dimensioni, per famiglie di 4 persone idealmente, con i suoi 4,40 m di lunghezza per 1,87 m di larghezza e un passo particolarmente generoso di 2,63 m. La massa complessiva rimane entro i 1500 kg ed è anche questo uno dei vantaggi del mild hybrid, che supporta la guida a basse velocità viaggiando in elettrico per poche centinaia di metri, giusto per le manovre o alla partenza al semaforo, e aggiunge quel quid di potenza invece quando si affonda il pedale sull'acceleratore. La potenza totale di 130 cavalli e 240 Nm di coppia infatti permette a Compass di disimpegnarsi al meglio sia in città che fuori. Lo scatto da 0 a 100 avviene in un tempo onesto di 10 secondi, d'altra parte non è una velocista, e la velocità massima supera i 190 orari, quello che serve per muoversi in assoluta tranquillità. Grazie all'adozione del motore elettrico annegato nel cambio DCT a 7 marce a doppia frizione, il risparmio di carburante si fa sentire. Questa Compass può percorrere
100 km con appena 6 litri di carburante, ovvero una media di 15, 16, 17 km con un litro. Anche le emissioni di CO2 si attestano appena sopra i 130 grammi per chilometro. Il sistema ibrido a 48 volt scelto da Jeep per questa Compass abbina un 1300 4 cilindri a un piccolo motore elettrico abbinato al cambio DCT a doppia frizione per un totale di 130 cavalli e 240 Nm di coppia. Il rinnovamento della gamma Compass passa anche dalle colorazioni della carrozzeria, si aggiungono 5 nuovi colori per gli esterni e 6 nuovi design per i cerchi. Completo il corredo di ADAS con il Forward Collision Warning di serie, il Lane Sense Departure Warning di serie e l'Active Cruise Control, insomma non manca davvero niente per portare a livello 2 le capacità di guida autonoma di questa Jeep Compass. La trazione in questo caso è anteriore, quindi meglio non avventurarsi troppo nell'off-road, ma anche in questo caso Jeep per nome e per fatti è capace di disimpegnarsi su sterrati attraverso la regolazione della trazione, anche se solo sulle ruote anteriori. Le nuove tecnologie digitali salite a bordo di Compass, sviluppate insieme a Bosch, a cominciare dai sistemi ADAS, ma anche il cruscotto digitale, permettono una guida contemporanea. L'equilibrio dinamico è chiaramente orientato al comfort, ma l'assetto, seppur con beccheggi e rollii importanti, è saldo sulla strada e si riesce a governare, è intuitivo. Tutti i comandi utili alla guida per non distrarsi sono riportati sul volante. Non manca anche la pulsantiera sotto lo schermo da 12 pollici del Uconnect e i controlli del clima, anch'essi con dei tasti fisici che oggettivamente sono più comodi. A parità di motorizzazione, come dicevamo, brillante anche grazie all'apporto del motore elettrico che dà quello spunto ai bassi regimi, su questa versione base, diciamo così, la S, non sono presenti le palette al volante, che pure avrebbero avuto un senso. Particolarmente comodo l'Active Cruise Control con mantenimento della corsia e delle distanze dalla vettura che precede, che lavora davvero bene. Particolarmente articolata la gamma per soddisfare la più ampia clientela possibile con una versione S d'accesso come quella che proviamo oggi. C'è poi una Night Eagle, una Limited, una Altitude e una Summit con prezzi a partire da 35.100 euro per arrivare fino a 54.000 euro. La versione e-hybrid S che proviamo oggi parte da 39.500 euro, sostanzialmente 2.000-3.000 euro in più rispetto alla versione 1.300 turbo benzina, con il vantaggio di un cambio automatico DCT a doppia frizione. In qualità di official mobility partner di UEFA Euro 2024, BYD presenta agli automobilisti europei il nuovo Tang 100% elettrico. Lo spazioso SUV a 7 posti e trazione integrale è estremamente versatile e orientato alla famiglia. Dotato di finiture di pregio e dell'innovativa tecnologia per veicoli elettrici sviluppata da BYD per garantire maggiore sicurezza, efficienza energetica e prestazioni elevate 100% elettriche. Il nuovo SUV BYD offre prestazioni ed efficienza ai vertici della categoria grazie al doppio motore elettrico da 517 cavalli e 700 Nm e all'innovativa batteria Blade da oltre 100 kWh per un'autonomia complessiva fino a 530 km e ricarica rapida in corrente continua fino a 170 kW. Tang vanta un design elegante e filante, grazie al passo lungo e agli sbalzi ridotti. Le proporzioni possenti si sposano con un eccezionale sfruttamento dello spazio interno e una praticità ai vertici della categoria. Posizionato al di sopra della Seal U per dimensioni, Tang misura 4,97 m di lunghezza, 1,95 m di larghezza e 1,75 m di altezza. E può accogliere comodamente fino a 7 occupanti disposti su 3 file di sedili.
Molta attenzione è stata prestata alla facilità d'uso quotidiana e alla versatilità complessiva. I sedili della terza fila si possono ripiegare singolarmente, mentre il sedile della seconda fila è diviso in due parti e può essere ripiegato nelle proporzioni 60-40. In questo modo è possibile ampliare la capacità del bagagliaio dai 235 litri di base fino a 1655, creando spazio anche per oggetti più lunghi, come sci e snowboard. In configurazione a 5 posti, offre uno spazio per i bagagli di 940 litri, leader della categoria. Un elegante volante stondato, riscaldato e rivestito in pelle con comandi multifunzione, nonché una console centrale che ospita un selettore di marcia illuminato e un pulsante di avvio arresto, offrono al conducente un'interfaccia funzionale ed elegante. Gli ampi sedili anteriori ultra confortevoli, con rivestimento in pelle nappa trapuntata a rombi in nero o marrone e cuciture a doppio contrasto, esprimono le qualità esclusive del nuovo SUV. Con regolazione elettrica a più vie, funzioni complete di massaggio, riscaldamento e ventilazione di serie assicurano un elevato livello di benessere degli occupanti e un ottimo sostegno. Il tetto panoramico apribile è di serie, offrendo una sensazione di spazio e luminosità a tutti i passeggeri. È dotato di una tendina a parasole elettrica per proteggere l'abitacolo dai raggi UV nelle giornate più soleggiate. Le soluzioni digitali intelligenti migliorano notevolmente l'ergonomia e la connettività, offrendo al nuovo Tang una straordinaria facilità di utilizzo e un funzionamento estremamente intuitivo, in linea col DNA high-tech del marchio. Il fulcro è il BYD Intelligent Cockpit System, la strumentazione digitale con display da 12,3 pollici di fronte al conducente e il display ruotabile da 15 pollici e 6 per l'infotainment offrono un'interfaccia completissima. Filippo, dove siamo oggi? Siamo nell'hangar di Bresso dell'Aeroclub Milano. E alle nostre spalle c'è un biplano di che anno? Del 1946, francese. Un biplano un po' come quello di Saint-Exupéry, del Piccolo Principe. Ma allora parliamo anche di auto. Saint-Exupéry è una serie speciale, Alessandra? Eh sì, è una serie speciale creata da DS, è la collezione in realtà del 2024 dedicata a questo autore, icone della letteratura francese, ma anche aviatore, perché abbiamo visto prima e qua intorno degli aerei spettacolari che richiamano tutto il mondo. Perché ci ricordiamo che alla fine la guida, l'auto è sinonimo di libertà, per DS traveling is an art, ma con tutte le motorizzazioni verrà fatta questa serie speciale? Verrà fatta con tutte le motorizzazioni, incluse le motorizzazioni ibride che percepiscono gli incentivi statali e che sono state aperte e lanciate il mese scorso. Quindi una novità per DS, l'elettrificato senza la spina. Interno in pelle nappa ed un colore speciale che si chiama Volo di Notte, creato sulla base di un colore non metallizzato ma dove sono stati aggiunti pigmenti dorati, un colore madreperla. Ne è uscito un colore speciale che si chiama Volo di Notte, che richiama il libro di Saint-Exupéry. E poi delle frasi che sono state messe sul battitacco di ogni singola vettura che richiamano appunto i libri di questo fantastico autore ed aviatore. Quando si parla di auto è raro parlare di poesia e emozionarsi, ma questa DS ci sta facendo emozionare. In più avete deciso di regalare anche una stella? Sì, abbiamo deciso di regalare una stella ai primi 80 clienti, un omaggio che fa riferimento all'ottantesimo della morte di Saint-Exupéry, che cade proprio quest'anno, quindi i primi 80 clienti avranno una stella in omaggio, certificata, sapranno quali sono le coordinate e potranno dare un nome a loro piacimento. Quindi insomma, qualcosa di più che DS vuole dare ai propri clienti. Nuova Mitsubishi ASX si propone innanzitutto con un design rinnovato che propone nel frontale totalmente ridisegnato il caratteristico Dynamic Shield che è un po' la firma del design del marchio Mitsubishi. Poi si propone con dei contenuti assolutamente innovativi dal punto di vista dell'infotainment e della connettività,
con il Google totalmente integrato. È il primo modello della gamma Mitsubishi in Europa ad avere Google totalmente integrato, che vuol dire Google Maps, che vuol dire Google Play e vuol dire soprattutto Google Assistant, quindi infotainment ai massimi livelli coniugati alla massima sicurezza, potendo utilizzare liberamente i comandi vocali. E l'ultima caratteristica importante è la tecnologia e la sicurezza. Ovviamente modello totalmente nuovo che si pone ai vertici del segmento in termini di sicurezza passiva, con la scocca e con la telaistica e con tutti i sistemi di airbag, e sicurezza attiva con tutti i sistemi ADAS di nuova generazione e la tecnologia per aiutare al meglio il comfort di guida, il piacere di guida per il conducente. Il tutto accompagnato dal marchio di fabbrica Mitsubishi, che è quello della qualità e dell'affidabilità, che viene sottolineata dai 5 anni di garanzia contrattuale e i 5 anni di assistenza stradale per tutti i nostri clienti. Nuova Mitsubishi ASX offre ventaglio completo, ampio di motorizzazioni. Partiamo da una motorizzazione benzina cilindrata 1000, per passare a delle motorizzazioni mild hybrid 1003 fino alla full hybrid 1006, che coniuga il motore endotermico con il motore elettrico e che tra l'altro offre la possibilità in tratto urbano di arrivare fino all'80% di percorso fatto in full electric. In Italia avremo anche la motorizzazione GPL, che è una motorizzazione importante perché è assolutamente apprezzata per le sue caratteristiche di economia di consumo dalla clientela italiana. Il modello sarà ordinabile da luglio, quindi apriremo gli ordini a luglio, e sarà in concessionaria a partire dal 1° di settembre. Prezzo di partenza a partire da 21.400 euro detratti gli incentivi dello Stato, che sono ancora disponibili, che vuol dire che il prezzo di listino sarà a partire da 24.400 euro. L'ultima nata in casa Land Rover in realtà è in casa Defender, è la Defender Octa, che già il nome fa capire tutta la particolarità della macchina stessa. Noi in questo momento presentiamo in anteprima una delle 7 anteprime che anticipano proprio il lancio del 3 luglio della Defender Octa, una macchina straordinaria, eccezionale, che fa seguito un po' alla decisione di creare un brand a sé stante attraverso una macchina che prima era un prodotto, poi è diventata un'icona e infine si è eretta vero e proprio brand della casa madre, tra l'altro contribuendo al profitto e al successo che oggi Land Rover sta avendo. Poche unità con caratteristiche straordinarie di una macchina in grado di fare qualunque cosa. La Defender Octa è appunto sarà venduta in 200 unità solamente, due versioni molto molto particolari in grado di fare qualunque cosa e testate proprio in un periodo di tempo abbastanza lungo dai ghiacci della Svezia a meno 50 fino al deserto di Dubai a più 50 gradi e in terreni assolutamente impervi, proprio per cercare di garantire una macchina che avesse in sé tutta l'essenza del DNA di Defender. 200 unità per l'Italia su circa 900 che verranno vendute in Europa. Tempi: a partire dal 3 luglio viene commercializzata e quindi diciamo dopo l'estate dovremo vederle sulla strada. Pochissime unità, come avete sentito, con prezzi da 187.000 euro per la versione Octa e 205.000 euro per la versione Octa Edition One, che aggiunge ruote specifiche per l'off-road e tutta una serie di accessori, oltre a delle colorazioni dedicate e fibra di carbonio un po' ovunque. Ruota in Pista vi dà appuntamento alla prossima settimana. Nel frattempo potete seguirci sui social network e sul nostro canale YouTube. Tutti i link sono sul nostro sito www.ruotainpista.com.